C'è nessuno? C'è nessuno? Permesso? Scusate. Dico scusate. Sentite, io avrei fretta, per favore. Accidenti. Quella pianola è una specie di sonnifero. Quando passa a quest'ora mi addormento. Mi dispiace, io devo ritirare un vestito. Vengo subito, il vestito è di là. No! Cosa c'è? Ma così tenete la roba? Non vi dovete preoccupare, signora. È solo sbalcito. Eccomi, ecco. La lavorante sarà qui a minuti. Ve lo faccio stirare subito. Sì, ma questo doveva essere pronto sabato. Sono passata ieri mattina e il negozio era chiuso. E infatti siamo stati chiusi 10 giorni. Lasciamo andare. È questione di minuti. Riscaldo subito il ferro. Non si tratta di stirarlo. Quello lo so fare anch'io. Leggete la ricevuta. Andava tinto grigio fumo il vestito. Datemi un pezzo di carta da involtare che lo porto via. Non vi arrabbiate, lo faccio fare subito. Purtroppo, ve l'ho detto, il negozio è rimasto chiuso 10 giorni perché la lavorante era 7. Io faccio quello che posso, ma non me ne intendo molto. Anzi, a dire la verità, proprio niente. Sentite la vostra pianola? Tornate a dormire. No, cosa dite? Vi prometto che lo faremo a tempo di record. Veramente a me serviva per domani. Questo è impossibile, ma dopodomani sera ve lo faccio avere a casa. Segnatemi l'indirizzo. Va bene. In questi giorni in casa non c'è nessuno e io sono quasi sempre fuori. Ripasserò, sarà meglio. Grazie. Quando posso tornare? Martedì, va bene? Va bene. Non è un vestito sbiadito. Ha ancora un bel colore. Peccato tingerlo. Beh, è un po' troppo vivace. Ho finito il lutto da poco tempo. Non mi sento ancora di portare questi colori. Arrivederci. Arrivederci.
Chi è? Buonasera, signora. Ecco il vestito. Già pronto? Questa è una sorpresa. Speriamo di avervi accontentata. Ormai l'aspettavo per dopodomani. Voi avete detto che vi serviva per domani, perciò abbiamo fatto il miracolo. Che era doveroso, del resto, dato il ritardo precedente. Siete davvero gentili. Ah, è venuto bene? Sì, vero. Grazie. Benissimo. Quanto vi devo? Oh, non so. C'è tempo, non vi preoccupate. No, voglio pagare adesso, così mi risparmio di tornare al negozio. Lasciate stare, signora. Non ho neppure la ricevuta. Saprete pure quant'è? Niente, è un omaggio. Come sarebbe? Non scherziamo, quanto vi devo? Spero non vi sarete offesa. Mi faceva piacere dedicarvi il mio debutto nell'arte del tintore. Può anche darsi che resti un'opera unica. L'avete fatto voi? Sì, sotto le direttive della lavorante. Non è difficile. Stirare sì che è difficile, credo che non imparerò mai. Se proprio ci tenete, vi farò avere il conto lunedì. Sì, ci tengo. D'accordo. Come avete saputo il mio indirizzo? Ho ritrovato il foglietto sul quale l'avevate scritto. Voi non siete di Ferrara. Ci sono nato, ma non ci ho mai vissuto. Ora ho dovuto tornarci per fare il tintore. Come mai avete scelto questo mestiere? Non l'ho scelto. Il negozio è di mio padre, ma lui non c'è. Prima se ne occupava mia madre e dopo che è mancata una parente. Ma non è più in condizione di starci dietro, per cui tocca a me. Adesso devo trovare un'altra soluzione. Ho anche da studiare. Che cosa studiate? Legge, a Bologna, ma sono fuori corso. Io sono insegnante. Professoressa? No, maestra. Ora sono in commissione di esami, per questo sono ancora qui con questo caldo tremendo. Però domani vado a Cervia a trovare degli amici. Voglio stare in acqua tutto il giorno. Con il mio vestito? Con il vostro vestito, sì. Accelerato per Ravenna Rimini. È in partenza al marciapiede 2. Accelerato per Ravenna Rimini. È in partenza al marciapiede 2. Signora Andreoli, ho preso il biglietto anche per voi. Venite, per Cervia, vero? Sì, grazie, ma perché? Ormai ero quasi arrivata alla biglietteria. Quanto vi devo? C'è scritto sul biglietto. Voi come mai siete qui? Dove andate? A Cervia. Forse non riusciremo più a sederci. Vi cerco un posto. No, grazie, non vi preoccupate per me. Sistematevi voi da qualche parte piuttosto. Ecco, io mi appoggio lì che ti ho ventilato. Permesso? Scusate. Prego. Signor Andreoli. Mi pareva e non mi pareva. E invece è proprio la signora Andreoli. Buongiorno. A Cervia anche voi? Sì. Ah, bene, bene. E il nostro Vittorio, eh? Vittorio è andato in campagna con mia madre. Ah, sì? Sì. La vostra signora? Beh, con Erminia e con i nipotini. Abbiamo preso casa. Ho capito. E voi piuttosto avete la cabina? Perché la domenica è un guaio riuscire a sistemarsi. Mi aspettano i signori Simoni. Ah, certo, i signori Simoni, sì, sì. Sapete dove abitano? Non è facile arrivarci. No, ma ci sono già state. Mi ricordo che uscendo dalla stazione si prendeva il viale a sinistra. Sì, ma non andateci a piedi. Prendete un mezzo qualsiasi. Stanno in capo al mondo. Ah. Sì, ma perché? Rimanete in piedi. Prego, ho un posto di là. Venite, venite. Dai, grazie. Ce lo volentieri. Grazie. Erminia, ciao! Luisa, come state? State bene? Ecco la bella del nonno. Luisa, te la ricordi la signora Andreoli? Buongiorno. Arrivederci allora, eh? E mi raccomando, ricordatevi, primo viale a sinistra. Certo. Anche l'anno scorso sono venuto un paio di volte e ho sempre fatto così. La cabina qui al Curzel costa pochissimo e poi mi andavo a mettere in qualche altro posto dove non c'era nessuno, tranquillo. Non è mica normale che un ragazzo come voi cerchi la solitudine o la compagnia delle vecchie signore. Con tanta gioventù, tante belle ragazze che ci sono. Davvero? Io non vedo belle ragazze in giro. E non vedo neanche vecchie signore. Ho un figlio di 11 anni. Complimenti. Non fate lo sciocco. Quanti anni avete? 26. Dai,
26, eh? Ma li dimostrano? Forse. Fatto è che ne avete 24. Vi siete aumentato gli anni per farmi sentire meno vecchia. È ridicolo. Perché dite queste cose? Perché evidentemente voi pensate... Non ho pensato proprio a nulla, ve lo giuro. Ho fatto male a venire qui. È che mi sono lasciata tentare dalla giornata di vera vacanza, senza tutte quelle conversazioni inutili. Simoni si sono messi in testa di trovarmi marito. Vuole le chiavi della cabina, per favore. Che cosa ho fatto che non va? Non capisco. Se volete stare per conto vostro, non avete che da dirlo. Io mi metterò lì, da una parte. Insomma, cosa devo fare? Non voglio che vi mettiate delle idee in testa, ecco tutto. Me le state mettendo in testa voi, con la vostra diffidenza. Senti, ci manca uno per fare due squadre di 6 e 6. Giochi da senza attacco? Sì. Facciamo due tempi di un quarto d'ora l'uno, vieni. Sì, vieni, vieni. Dai, andiamo. Andate. Io prendo la roba e vado più avanti. Quand'è che ce ne andiamo? Abbiamo messo le tende? Ehi! Dico a voi! Sono tre ore che siete qui. Qui non si può stare, via, via. E perché non si può stare qui? Non c'è mica uno stabilimento. È zona riservata. Riservata a chi? Va bene, non lo sapevamo. Ce ne andiamo subito. Però questo non è il modo. Ma neanche per sogno. Io me ne vado quando mi pare e piace. Sono ore che vi vedo qui e non ho detto niente. Adesso basta di fare il vostro comodo in casa d'altri. No. Dovete usare un altro tono con noi. Va bene, va bene. Intanto tagliare. Tagliare. A chi sarebbe riservato questo posto? Io non vedo nessun cartello. Non servono cartelli, ci sono io. Lo vuoi capire, sì o no? Oh, insomma, basta, andiamo. Andatevela a fare da un'altra parte le vostre porcate. Ma io ti spacco la faccia, sai? Ti ammazzo! No, Antonio, no! Antonio, no! Antonio! Antonio, smettila! Antonio, basta! Smettetela, per favore, basta! Antonio, fermati, basta, smettetela! Basta, fermatevi! Antonio! Basta, Antonio! Antonio, fermatevi, basta, basta! Basta, andiamo via! Andiamo via! Augusto, cosa c'è? Cosa è successo? Niente, eccellenza, niente! Qualcuno che ancora deve imparare a vivere. Andiamo, non voglio... Andiamo. Il filo spinato ci facciamo mettere! Basta, questa è l'ultima volta! Faccio recintare tutta la proprietà! E così vediamo se si permettono ancora di bivaccare qui! Vado a riportare la chiave. Stanca? No. Mi dispiace per l'incidente che è successo, ma io... No, no, è stata colpa mia, non avrei dovuto... La colpa è stata di quell'imbecille. Comunque, non mi pare di essermela cavata tanto male. Non c'è da farne una tragedia, mi sono picchiato tante di quelle volte. Perché non riesco a sopportare le prepotenze. Mi dispiace solo di avervi rovinato la giornata. Non mi sento affatto bene. Forse ho preso troppo sole, non so. Mi gira anche la testa. Mettetevi intanto vicino al finestrino. Vi circomposto. Scusatemi, c'è una signora che non si sente bene. Qualcuno potrebbe cederle il posto? Certo. Grazie. Renata, venite. Sì, grazie. Grazie. Prego.
Bene. Avete del ghiaccio in casa? No, non preoccupatevi, non importa. No, 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 vado al caffè qui all'angolo e mi faccio dare un po' di ghiaccio. Prego, lasciate stare, mi sento già molto meglio. Casomai, più tardi chiamo il dottore. Faccio in un attimo, torno subito. Mm.